Sono autorizzato chiaramente e soprattutto a morire dall'intero comitato di sicurezza. Io ho consegnato questo documento per una relazione molto dettagliata sui problemi e le tematiche che riguardano tutti noi, da Morandi a Rucellai, dalla stazione a Pio Prenestina. Io devo dire, ho visto la candidata sindaco Giorgia Meloni molto preparata, ho incontrato altri candidati sindaci, quanto sono responsabile intelligente del comitato, credo sia giusto fare gli onori di casa. Ringrazio comunque l'attenzione e la presenza, voglio dire, qui a Morandi, ma la tua sapienza soprattutto. Una cosa la devo dire, che io ho notato, che probabilmente io non so se per dimenticanza o perché è scomodo parlarne, perché forse qualcuno non è stato ancora sensibilizzato da alcuni problemi molto più gravi della spazzatura interna, che comunque dà fastidio, che comunque è un quartiere abbandonato da 25 anni. Quindi la prima preghiera è quella di dire: io no, a me non piace più sentire colpa di quell'altro, fate una cosa piccola, fatela, perché è un cambio di passo. Ma questo è diventato il quadrante della terra dei fuochi. Noi respiriamo da 12 anni diossina. Vera diossina, nessuno ne parla, con tutti gli eventi. Noi abbiamo completamente, continuamente, rovi, sia perché ci sono anche i disonesti che per un euro lasciano al nomade la batteria dove recuperano il piombo, uno degli acidi più pericolosi, soprattutto per i bambini. Poi c'è il rame. La stazione depredata, una cattedrale nel deserto costata milioni di euro abbattendo la storia del nostro quartiere, e con un incontro delle dirigenze, le famose dirigenze, cioè se produci ti premiamo, quando sbagliano non pagano, cioè questi sono milioni di euro di danno. Io suggerii di mettere due poliziotti la mattina, due la sera, erano quattro posti di lavoro, giusto? E forse tutti quei soldi non si spendevano, però non c'è peggior cosa. Quindi la diossina, ricordato, soprattutto per gli anziani che soffrono di asma, per i bambini, è qualcosa che da 12 anni ci sta uccidendo tutti. Non se ne parla, perché dietro c'è una filiera criminale che non viene combattuta. E vi voglio fare una confessione, perché queste sono le cose di cui ho le carte in mano, io non parlo mai se non tocco con mano. Noi come comitato abbiamo richiesto una centralina per l'aria e l'abbiamo richiesta all'ARPA. L'ARPA ci ha risposto, parere favorevole, ma la deve chiedere il Comune di Roma. Che cosa si è aggiunto a questo? Che il capo dell'avvocatura del Comune di Roma, quindi noi stiamo parlando del signor Nessuno, ha scritto una lettera durissima confermando che quanto richiedeva il comitato di quartiere corrispondeva a verità. La risposta, vi aggiungo di più, noi denunciamo addirittura che alcuni vigili invece di guardare giocavano con il cellulare, sembrava uno scandalo. Il capo dell'avvocatura, che va a toccare con mano, ha detto sì, è vero. Cosa è successo? Che il capo dei vigili ha messo in bacheca, i vigili devono stare giù a controllare. Beh, il capo dei vigili è saltato. Il capo dell'avvocatura ha parlato con Tronca, caso strano, negativo al suo incarico. Lo hanno defenestrato e la centralina non è mai arrivata. Bene, me ne prendo la responsabilità, se non è mafia questa io mi chiedo cos'è. Sono 25 anni, Giorgia, mi creda, con tutto il cuore, con tutto il cuore, questo quartiere è diventato figlio di nessuno e ne abbiamo visti parlare tanto. Io sono per i programmi, ma attenzione, qui ci hanno proposto il Boulevard, poi il Block, adesso la Cerimant con la marchetta verso la Di Piazza da parte del ministro Franceschini, ci si dice un filo d'erba non si può tagliare, non ci sono i soldi. Le cose piccole, quelle che ci fanno vivere più tranquilli, sicuri, l'erba tagliata, la spazzatura tolta e la presenza di qualche forza dell'ordine che potrebbe scoraggiare, anche perché molti ragazzi sono stati aggrediti per 3 euro, 5 euro, hanno ammazzato un crossard alla stazione, per 3 euro. Io devo dire anche grazie a Paolo, mi ha ospitato 4 volte, mi ha dato parola. Ma sono addolorato per questa diossina, veramente addolorato, perché riguarda tutti noi, anche a chi i fuochi non li vede, tutta Roma. Questo quadrante da Salone fino a Fiorentina
ce l'ho davanti a casa, ma non perché ce l'ho davanti a casa, ho la fortuna di poterli fotografare. Questa cosa, e chiudo, questa cosa, io mi auguro a lei chiaramente di diventare sindaco. Ho sentito veramente poi tante baggianate in giro, mi hanno lasciato per questo, io mi ci sono invecchiato nel quartiere e non ho visto cambiare nulla, abbiamo peggiorato. L'ultima consigliatura di questo municipio è stato un vero e proprio spray del nulla, poi hanno avuto la faccia tosta di presentarsi a chiedere i voti, questo è vero. E dove sono stati fino ad oggi? Per rivedere i municipi così strutturati è meglio chiuderli. Senza potere è meglio chiuderli, non andremo da nessuna parte. E pagheremo tutti noi. Grazie e perdonate.